Ero stato scelto per controllare il flusso di gravitazione da tempo instabile del pianeta Eternity, in stato di quarantena a causa di ripetuti esperimenti sul continuum spazio-tempo, tuttavia sconosciuti dalla nostra corporazione. A distanza da quel dannato pianeta. È molto instabile. Non ho nessuna intenzione di spostarmi dal tunnel di rotta 4.7. State tranquilli. Fai un giro intorno a quella palla e porta a casa sano e salvo il tuo bel fondoschiena. È preferibile quello di tua sorella, Moreno, credimi. Ehi, guarda, meteoriti ad ore 3. Ed hanno scelto proprio me come bersaglio. Ricevuto, Jad, ma non spostarti dal cono di traiettoria. Sarò costretto a fare fuoco, allora. Ne ho una in rotta di collisione. Ne arrivano delle altre. Dannazione, base, sono stato colpito ad uno stabilizzatore. Jad, che diavolo succede? Porta di gravitazione di 15 Bersec. Non controllo. Cerca di rallentare. Non controllo, cerca di rallentare in rispondete. 14.4 in versione di rotta. Precipito. Non pensa a quei deflettori ausiliari. Non controllo. Meteoriti. Meteoriti. Mi trovavo sulla superficie di Eternity, in coordinate 12 Delta, 11 Alpha. Conoscevo la mia posizione, ma nulla sapevo sugli strani esperimenti portati avanti da un gruppo di scienziati di cui neanche la corporazione aveva accesso alle informazioni. Avrei dovuto scorgere dei laboratori, delle strutture, ma nulla di tutto questo. Solo un brullo paesaggio che si stagliava innanzi a me con la sua silente ostilità ed il suo inquietante segreto. Sentivo delle voci pronunciare il mio nome. Sospettavo di essere preda di allucinazioni. Ma quella quiete, quel dolce brusio dato dal canto di una fauna del tutto simile alla Terra, mi riportavano all'ottimismo e al pensiero della sopravvivenza. Identità, comandante Jad Renica. Data 11 luglio 2043. Modalità registrazione. Per evitare delle meteoriti, sono precipitato su Eternity. Dal momento dell'incidente, sono certo di avere udito una voce umana chiamarmi per nome, ma attribuisco questa allucinazione uditiva a manifestazioni da stress. Le mie reazioni, da quando sono qui, sono violente e del tutto istintive. Chiudo. We'll be right back.
Identità, comandante Jab Renica. Data. Ultima utile. Playback. Sono passati 5 giorni dall'incidente. A quanto pare le mie allucinazioni si fanno sempre più realistiche. Giurerei di aver visto 3 uomini su questo pianeta. Uomini che indossano la divisa della corporazione. È del tutto simile a me nelle fattezze. Ho scoperto che le mie alterazioni comportamentali sono causate da sostanze anomale contenute nell'acqua. La stessa sostanza che mi rende ogni giorno più energico e distintivo. In fondo, il soggiorno su questo pianeta comincia ad essere interessante. Guarda, guarda, un laser. Spareresti a te stesso? Singolare caso di suicidio. Chi sei tu? Chi? Io? Con un'arma puntata. Avanti. D'accordo. Ma voglio delle spiegazioni. Sì? Spiegazioni. Devi meritartele. Avanti. Dove sono i laboratori? Ne so quanto te. Parla sul serio, credimi, è tutto così strano. Ah sì? E poi non riusciresti a capire. Chissà dirmi quante stelle ci sono nel cielo. O quanti esseri popolano l'universo. Ciò che so io è che ognuno di noi è unico ma ripetibile, come nello strano evento del mio incidente che a causa di una eco temporale si ripeteva all'infinito. Eternity, un pianeta condannato ad una sovrappopolazione di cui l'unico abitante ero io, ripetuto all'infinito. Ero stato scelto per controllare il flusso di gravitazione da tempo instabile del pianeta Eternity, in stato di quarantena a causa di ripetuti esperimenti sul continuum spazio-tempo, tuttavia sconosciuti dalla nostra corporazione.